mostra fotografica con belle gigantografie, opera di Francesco Antonio Rondinelli. La prima riproduce la processione che si è tenuta nel 1985 in occasione della celebrazione della traslazione delle reliquie di San Foca a Franca Villangitola, e partiva dal convento degli Agostiniani sulla strada di Filadelfia che procede verso il paese. Poi è stata rifatta anche la sera, quindi prende alcuni momenti di questa processione. Sono alcuni panorami, alcuni scorci particolari, quindi anche per far vedere, mettere in evidenza degli aspetti che poi normalmente le persone non hanno occasione di vedere. Quindi sono un panorama con il mare, che ovviamente non è un panorama consueto per tutte le persone. E lo stesso pure. Prego. E queste sono alcune immagini di Franca Villa con lo Filadelfia pure sullo sfondo, riprese dai ruderi di Roccangitola, che sta praticamente sulla parte di Vibo. Sono delle riprese appunto per far vedere il contesto territoriale del paese, dei dintorni. Lo stesso pure scendendo giù abbiamo anche pure il lago Angidole con Polia e Monte Rosa, e quindi alcune ruderi della chiesa e della torre appunto che faceva parte del perimetro delle mura di Rocca Angidola. E qui il lago. Il lago Angidole quando ancora non era completamente pieno, con l'aspetto appunto per far vedere degli ambienti, dei panorami che ci abbiamo. Era bellissimo, poi un gioco di luci e ombre, vedi, contrasti. Michelino Gilberto ha tirato fuori la fotografia del nostro. Queste sono alcune immagini riprese nel 1982 dell'usanza che si aveva nel paese, a Francaville come altri paesi, di andare al mare costruendo appunto delle baracche a ridosso della pineta. Sono delle baracche anticamente fatte con canne, con lenzuoli, con altri materiali che si trovavano. Poi in seguito sono state costruite da tende o anche da elementi prefabbricati con legno e così via. Queste sono poi alcuni aspetti, alcuni particolari delle baracche, anche del modo in cui si stava al mare. Per esempio questa foto che vediamo qua sotto è il momento in cui veniva scavata la fossa per mettere una fontana ad uso comune. E qua sono poi altre immagini appunto che mettono in evidenza alcuni particolari del modo in cui erano costruite queste baracche. E poi fare prese dal mare, ovviamente anche tutto l'allineamento lungo la spiaggia. Insomma, la ricchezza economica portata alla povertà dei sentimenti.
stiamo bene con queste fotografie, ci ricordiamo dai tempi passati, quando tra le famiglie c'era, come dire, una certa solidarietà, un certo affetto, mentre il progresso di adesso ha fatto venire meno quelli che erano i veri valori di una volta. Adesso si pensa al vestito firmato, all'apparenza, mentre una volta si era più concreti questo. Queste fotografie mi fanno riflettere e pensare a queste cose. Cioè la semplicità che di una volta, che comunque portava tanta allegria tra le persone. Cioè, ci si divertiva con poche cose. Nella semplicità c'era la ricchezza. Alcune canne, qualche tavola. L'odore dei peperoni arrostiti, le patate fritte la sera ci richiamava un pochino, come dire, ai vari tavoli, con i famosi fuochi che si facevano a riva al mare, i giochi tra i giovani. Molti veramente si ricordano quei tempi con una certa nostalgia, no? Si faceva il falò, poi tra ragazzi ci si metteva insieme, si facevano determinati giochi, giusto per poter avvicinare pure la ragazza, perché all'epoca questo film immagino appunto rappresenta l'atto finale, come se la fine della vacanza, diciamo, in cui era una sfacchinata, però ne valeva la pena fare quelle sfacchinate, perché erano dei traslochi. Questo è l'atto finale, sì. Quando poi sì. Sbaraccava, come si voleva dire, e si andava via. Molto bello, come ricordi, veramente bello. Ma sai come che ormai può essere creata proprio quella comunità, diciamo, i contrasti politici c'erano comunque, no? Anche le... No, però ma passavano in secondo piano. Così è quando uno è in vacanza è un po' tutto disponibile. A Romano! Sì, che sta a voi, tu vedi se che in vacanza sempre siamo adesso, maggior ragione lo eri all'epoca. Ma ad esempio arrivava la persona con la tenda, allora ci si aiutava. Dice, beh, è arrivato, che ne so. Ognuno portava le. E allora si aiutava, sì. E poi quando c'erano i camminati. Ringraziamo Francesco Antonio Rontinelli per questa bella occasione che ci ha dato di rievocare questi tempi passati. Sei partito da scoprire? No, l'ho fatto io.